Salvatore Micone, presidente del Consiglio regionale, tra l'altro non siamo in molti qui a questa festa per Maria Centracchia, no? Eh sì, Bernardo il maestro ha voluto invitare gli amici e quindi sono qui, al di là del ruolo istituzionale, presente per l'amicizia che mi lega a Bernardo Centracchio e quindi alla sua famiglia, alla sua palestra, a tutti i ragazzi che per tanti anni hanno fatto insieme a lui tanti sacrifici, hanno sognato, però poi alla fine i sogni, seppur possono sembrare irrealizzabili, questa volta si sono realizzati e Maria ha portato una gioia incredibile nella nostra regione e quindi oggi fino a stasera staremo con lei tutto il giorno per poter condividere con lei questa bella festa, questa bella gioia. Per la cronaca, c'erano state già 3 medaglie di Molisani nella storia delle Olimpiadi. Un certo Masciotta che aveva vinto l'oro a sciabola nel 1936, però era solo nato a Campobasso perché in realtà viveva in Piemonte. E poi le 2 medaglie di Gravina con la squadra di pallavolo nel 1996, credo, e nel 2000. Ma questa di Maria non è soltanto la prima medaglia al femminile di una molisana, ma è anche la prima medaglia in uno sport individuale, quindi questo in qualche maniera aumenta i meriti. Sì, come dicevi tu, al di là dell'accadimento di Masciotta, che insomma risale a un po' di decenni fa, però lì c'erano un po', era natio, le origini molisane. Poi con Gravina sì, abbiamo avuto belle gioie, non solo con le Olimpiadi, ma con uno sport di squadra, quindi da dividere con tanti altri elementi provenienti da tante altre regioni. Questa volta c'è lo sport individuale, quindi la vittoria di una molisana che non solo vive qui nel Molise, ma poi ha fatto tutti i sacrifici proprio sportivi in una palestra molisana, una palestra di Isernia, insieme al papà, insieme al fratello Luigi, la mamma Silvia. E quindi ce la godiamo tutta, davvero insieme a loro, perché hanno portato nell'Olimpo tanta molisanità. Senti Salvatore, io lo so perché insomma ci conosciamo da un po' di tempo, ma anche la regione, no? Adesso so che tu stai organizzando la giornata dello sport, quindi insomma avremo modo per riparlarne anche in maniera più approfondita. Però insomma sono sicuro che adesso che sei, fai parte di questa istituzione regionale, credi anche tu che insomma forse si potrebbe fare qualcosina in più per tutti quelli che fanno sport nella nostra regione? Ma questo accadimento eccezionale, irripetibile, credo che insomma lascerà sicuramente un messaggio importante. Un messaggio da rivolgere soprattutto ai giovani, perché la caparbietà, la tenacia, i sacrifici, la forza di volontà poi alla fine ti portano a bei risultati. Quindi il messaggio non è solo sportivo, ma diciamo è molto più ampio. È un messaggio forte, lo deve lanciare anche a noi rappresentanti delle istituzioni. Noi dobbiamo essere ancora più vicini, dare ancora di più presenza e una mano a chi svolge e diciamo coordina tutte le attività sportive, le varie associazioni della nostra regione. Speriamo quindi di poter fare del meglio, di poter essere ancora più presenti, di poter dare ancora di più una mano, perché questo accadimento deve dare una grossa lezione sicuramente a tutti, anche alle istituzioni. Certamente, magari con il potenziamento anche dell'impiantistica, perché no, sportiva, fin dove naturalmente ci sono le possibilità anche regionali, perché non sono poi, voglio dire, anche il bilancio regionale non è, trova comunque un limite, però probabilmente pensare anche ad un'impiantistica sportiva supportabile, con la evidentemente valorizzazione di queste emergenti realtà come Maria, che possono evidentemente portare in alto il nome di tutta la regione Molise. Ma certo, al di là poi dei sacrifici, le varie associazioni a livello personale, gli atleti come Maria poi fanno, c'è la necessità che ci siano anche presupposti con impianti sportivi adeguati, insomma all'altezza. Anche lì c'è bisogno insomma di fare ancora tanto, di fare di più, perché io ho avuto modo insomma di conoscere tante piccole realtà importanti,
come quella di Bernardo, il maestro Bernardo Centracchio, e ce ne sono tante nel Molise, dove davvero fanno tanti sacrifici anche per tenere aperte, insomma, le loro strutture. Sono strutture private, ci dobbiamo investire per dare loro una mano, ma ancora di più investire nelle strutture pubbliche, che poi sono quelle che nei diversi comuni, nelle diverse comunità, sono la base per far partecipare i ragazzi e quindi farli crescere in un ambiente sano innanzitutto, con dei valori e con delle regole che sono importantissimi, e poi, se ben vengano come in questa occasione, anche arrivare a dei risultati importanti.